La pace del Signore sia con tutti voi. Un buon pomeriggio dal fratello Mario Nardò. Così come ieri, come in altri giorni, voglio condividere con voi la parola di Dio. Isaia capitolo 14, caduta di Babilonia e liberazione di Israele. Questo è il titolo. Babilonia rappresenta tutta la confusione, tutta la falsa religione. La religione non salva. È compresa Babilonia la grande dove c'è confusione, dove non c'è la verità, dove la verità è stata apostasa, cambiata. Ci sono anche in mezzo anche delle chiese evangeliche, insieme alla grande confusione. Quelli che parlano di un Dio che fa arricchire. Vero, il Signore fa arricchire spiritualmente e non fa mancare niente al suo figliolo. Ma io ho sentito, constatato con me stesso, che io sono andato a trovare certe chiese in Sicilia dove annunciavano un evangelo di prosperità. Tu dai tanto e il Signore ti darà tanto. Era tutta una scusa. Che il gioco del diavolo che fa questo, per far impoverire la Chiesa. Tu più metti nell'opera di Dio, più il Signore ti dà. È vero, è biblico. Il Signore dice, voi date con tutto il cuore, mettetemi alla prova, ma cerchiamo di capire perché la lettera uccide e lo spirito vivifica. Mettetemi alla prova.